Pippaci. Vabbè, buonasera cari stronzi, inferiori, congiunti, mercanti del caos, amici, amiche dell'apocalisse, delle talpe, ma soprattutto dei sogni e dei desideri. Prima di partire ad analizzare questo capitolo 1069, dal mio punto di vista un capitolo epocale. Assolutamente. Non voglio dire di pari importanza al 1044, ma siamo giunti lì secondo me. E vorrei che tu ci spiegassi una cosa. Io? Proprio tu. Perché ho visto che molte persone sono ancora abbastanza, confuse. Non solo si domandano della faccenda del perché il gom gom non era presente all'interno dell'enciclopedia dei frutti del diavolo, perché poi tirano in ballo l'SBS di Oda, ma ho visto che molte persone non hanno ancora capito che il gom gom è il frutto Nika e il frutto Nika è il gom gom, che Rufy è e rimane comunque di gomma. Ma sei serio? Lo giuro. Ho letto una marea di commenti in questi 2 o 3 giorni di persone che non capiscono questa cosa, quindi gliela vuoi spiegare un attimo tu, per piacere? Ma cosa gli devo spiegare? E spiegagli che cos'è il frutto di Rufy, perché non... Il frutto di Rufy, dicasi. Frutto Ito Ito mitologico modello Nika, ok, che è stato mascherato agli occhi del mondo in quanto frutto pericolosissimo agli occhi del governo, con il nome nuovo di frutto Gom Gom. Hanno mascherato il fatto che fosse uno zoan, definendolo un paramiscia, e probabilmente hanno inserito questo frutto mitologico modello Nika sotto il nome di Gom Gom all'interno di una nuova enciclopedia su cui sono elencati i frutti conosciuti. Quindi nell'antica enciclopedia non c'era nessun frutto Gom Gom, magari c'era l'Ito Ito mitologico modello Nika, non lo sappiamo, non ce lo dice Vegapunk questo, però oggi il frutto Ito Ito Nika si chiama frutto Gom Gom agli occhi del mondo, ma in realtà è sempre stato il frutto Ito Ito. E Rufy è di gomma oppure no? Rufy è di gomma perché, a detta di quello che ci dicono i Gorosei nel capitolo 1044, il signor Nika aveva le proprietà della gomma, quindi era fatto di gomma, era allungabile, poteva allungarsi e poteva fare quelle cose che fa lo stesso Rufy. Quindi il frutto è di resina. Esatto. In questo momento pensi, c'è una realtà nella quale qualcuno ha pensato che il frutto Ito Ito mitologico modello Nika fosse un frutto con la resina, perché questo è tutto il discorso, prendiamoci chiaro, la potenza dell'immaginazione, la potenza del desiderio, la potenza della speranza fa in modo che ci si crei un'idea, un'immagine, un potere, un dio, il quale non sappiamo ancora come, e poi il punto diventa questo in realtà. Esatto. È questa la cosa che Oda ci ha scammato, il cui potenziale viene proiettato all'interno di un frutto che, se te lo mangi, ti trasforma in quell'idea della creatività. Esattamente. Esatto. Questi sono i frutti del diavolo, secondo Vegapunk, secondo la teoria di Vegapunk. La domanda che ti faccio io, sì, è convincente? Ti convince? Funziona? Non funziona? No. Cosa funziona? Funziona ma con un grosso ma, perché una delle cose di cui abbiamo parlato in questi giorni in varie salse è: va bene la teoria di Vegapunk, lui sta formulando un'ipotesi, Oda vero paraculo, si salva in corner, comunque tenendosi aperta la solita porticina mitica con la quale poi può svicolarsi, ma anche se effettivamente i frutti fossero frutto dell'immaginazione che poi si è concretizzata in questi frutti, qualcosa o qualcuno deve pur aver sentito questi pensieri, questi desideri e aver concretizzato l'idea. Non è che il pensiero si concretizza da solo,
altrimenti ci sarebbero infinità di frutti, perché tutte le persone hanno la potenzialità di immaginarsi da qualunque. Quindi per me comunque manca il discorso a monte, ovvero chi ha fatto sì che questi frutti si queste idee si concretizzassero poi in frutti. Potrebbe essere Lunaria, almeno li collocheremmo in questo giro di... anche perché quando dice che il mare li rifiuta perché innaturali, a me è venuto banalmente in mente che potrebbe essere il fatto che sono Lunari, non sono originali della Terra e quindi non appartengono a questa realtà, sono fuori posto, no? E quindi, essendo un prodotto magari di una creatura aliena, per la Terra, per la madre natura, quindi per la vita del terrestre, sono innaturali, sono fuori dal contesto naturale della Terra. Io lì l'ho vista in una maniera un po' diversa. Vai. Ovvero mi è sembrato un discorso, diciamo così, molto più terra-terra. Ovvero, poiché la vita sul nostro mondo, ma anche evidentemente su quello di One Piece, viene dal mare, gli organismi unicellulari che poi si sviluppano, eccetera, eccetera, eccetera. E poiché qui abbiamo davanti a qualcosa che in realtà rompe qualsiasi regola di vita, rompe qualsiasi regola del comune vivere, e in questo caso è come se la natura si ribellasse e quindi dicesse: ok, se vuoi avere questo potere che non fa parte di questo mondo perché le regole naturali non fanno, diciamo così, omini di gomma, giacche, certo, umane che si mettono addosso, oppure non ti puoi trasformare in un giaguaro, nell'uomo, gatto, in quello che è, e allora non puoi più nuotare perché va contro natura. Certo. Questa è, diciamo, tra virgolette, la spiegazione alla spiegazione di Vegapunk che mi sono dato io. Ciò non toglie che quello che dici potrebbe assolutamente essere, anche perché in realtà a me è sembrato che tutto quel discorso di Vegapunk fosse veramente, a conti fatti, estremamente teorico. Sì, sì, sì. Quello che secondo me dovremmo un attimo cercare di delimitare è il fatto che noi abbiamo di fronte un uomo che ha letto tutto quello che lo scibile umano gli ha concesso, ma che è uno scibile umano che però non va oltre gli anni dei 100 anni di vuoto. Certo, certo, certo. Perché oltre quello, ecco, c'è 100 anni di nulla, e poi la verità in realtà probabilmente dopo. Quindi tutto quello che Vegapunk sa è tutto quello che magari ha letto grazie alla biblioteca di Ohara, ha letto magari per i cazzi suoi, si è fatto le sue conclusioni e te lo racconta. Il giochino di Oda secondo me è molto semplice, ovvero poiché ti ha fatto vedere nei capitoli precedenti che tutte quelle che erano le teorie di Vegapunk sono state esatte, gioca su quello. Io arrivo a pensare che in realtà sia solamente l'inizio di un qualcosa. Tu nel tuo video molto banalmente dicevi: può darsi che il Regno Antico, lo dicevi anche in un vecchio One Piece Deep, può darsi che quelli del Regno Antico abbiano un macchinario capace di dare forma reale a quello che è irreale, è intangibile. Sì, oggi un ragazzo mi ha ricordato il film, quello dei quattro dinosauri a New York, no? Che c'era questo professore che aveva costruito la macchina che prendeva concreti pensieri. Cioè, non è una cosa... veniva dal futuro questo, veniva. No, non è una cosa... Il punto, secondo me, già il fatto che, diciamo, io mi aspettavo le persone si sarebbero triggerate, di più di quanto in realtà non si sono triggerate. Quindi sono stato contento, meno male. In realtà, questo espediente narrativo che è ancora tutto da dimostrare, forse lo scopriremo quando si arriverà all'after, chi lo sa, non è neanche niente di nuovo. Il fumetto giapponese su questo espediente, su questo escamotage, ci ha tirato fuori una marea di fumetti. Uno sta qua dietro. Uno è questo. È proprio questo. Chi ha letto questa roba qua lo sa. Tutto quello che ruota attorno a questo fumetto è proprio l'idea che la potenza creatrice dell'uomo, dell'immaginazione dell'uomo, può salvare il mondo in questo caso. Mettiamo così, senza spoilerare. Così come
tutto il filone orrorifico giapponese, molti dei filoni orrorifici giapponesi che prevedono la presenza di divinità oppure di demoni, quelli escono fuori dal desiderio umano, spesso desiderio che non è stato concretizzato, e diventano demoni, c'è manco bisogno che muoiono alle volte. Certo. Oppure ecco, pensavo a tutto Neil Gaiman, Alan Moore, ma lo stesso Lovecraft, l'iperuranio, no? Le idee di Platone che stanno là nell'iperuranio e tu poi le prendi, cioè non è niente di originale, manco a farla apposta. 5 minuti prima della live ho passato a Gabriele un link di un fumetto che volevo leggere, che voglio leggere. Questo fumetto è dell'autore di Something is Killing the Children e si chiama The Department of the Truth, ed è la storia di questo che è fondamentalmente un governativo che deve stare appresso a quelle che sono tutte le teorie del complotto, a tutti i meme eccetera, e viene avvicinato in realtà da un'altra agenzia governativa che gli spiega che il nostro mondo è un mondo aleatorio, dove bastano poche persone che immaginano che una realtà o un fatto sia vero per farlo diventare vero. Io non vedo l'ora di leggere, cioè sembra però è interessante, infatti mi hai trippato un sacco quando l'ho visto. Esatto, sembra, no, ma io te l'ho passato perché hai detto ok, ma questa è la stessa cosa che One Piece declinato in un altro modo, però è quello, e questa riprova del fatto che si è sempre fatta questa roba qui, non è nuova, non è davvero nulla di straordinario. In One Piece ci sta bene, perché in One Piece ci sta bene tutto e il contrario di tutto ormai. Tutto è quello, forse. figurarsi. Tutto è quello. Però forse non me l'aspettavo così. Ma di frutti dici in questo caso? Non mi aspettavo quelle due splash page adesso, no. In questo modo, buttato quasi così. Diciamo che è veramente scammoso il modo in cui l'ha fatto, perché sì. C'è il combattimento, no? E lui, come hai detto tu, per farlo leggere anche ai medi, te l'ha infilato dentro durante il combattimento. Che è terribile, se ci pensi. Certo che è terribile. È terribile, anche perché dal punto di vista, diciamo, del filo logico del combattimento è veramente sconnessissimo. C'è Rufy che lì volteggia per i cazzi suoi. Vabbè, ci sono quelle tre vignette, sono meravigliose. Uno sposta la testa. No. A parte, allora, uno sposta la testa, l'altro lo prende per il culo e il terzo dorme proprio. No. E il fatto che lui dorma, cioè perché lui dorme, dovrebbe, tra virgolette, non lo so, fa venire il campanello d'allarme a quelli. Ma chiaro, non sta facendo niente, no? Ma Rufy, Lucci sta alla pari con Rufy, vergogna, che schifo! Ma non sta combattendo Rufy. Sono alla pari in questo momento, ma perché Rufy non sta facendo niente. È quella la cosa bella. Cioè, è un combattimento alla pari, sì, perché poi loro impattano, si schiantano, ma perché Rufy non sta facendo assolutamente nulla. È quella la cosa di... Io ho visto anche la mentela, dice, ma perché Rufy è partito subito in Gear Fifth? Ma che cosa deve fare? Cioè, ha davanti un avversario con cui ha combattuto anni fa, che per lui comunque è fortissimo, perché gli ha fatto il culo a strisce l'ultima volta che si sono combattuti, poi Rufy ha vinto perché Usopp gli ha fatto di nuovo da manager, come ha fatto a Long Ring Long Land, mancava solo l'afro in quel caso. E ha vinto perché poi la cazzima è uscita. Quindi ci sta che sia partito direttamente in Gear Fifth, è la sua forma più forte, e poi si è ritrovato questo qua che sì, sono forte anch'io, no? Quello l'ha sposto la testa, parliamoci chiaro, che secondo me il discorso è anche questo. Così come, cioè voglio fare un parallelismo, così come chiaramente il Gear Fifth è la versione del Super Saiyan di Oda. Certo. Oda è fissato a Toriyama, quindi lui ha fatto la versione del Super Saiyan. Ma che quando Goku e Vegeta si sono trasformati in Super Saiyan, la prima volta contro Freeza e poi contro gli androidi, quando c'avevano i nemici non è che rimanevano in forma normale, la prima cosa è che si trasformavano in Super Saiyan. Certo. Anche perché, ecco, no? Non abbiate a male, però il lettore medio quello vuole, no? Mo vuole vedere Nika. Ma sarebbe anche scandaloso, secondo me, se lui non si trasformasse, perché lui adesso deve fare quello. Certo. Cioè lì deve essere il dio del sole che porta il sorriso alla gente, appunto. Quindi non può più esimersi dal non trasformarsi, quindi sarebbe anche, cioè, che fa, si trasforma in Gear Fort, ma che senso c'ha? No, non ha senso, anche perché dice che questa è la sua forma più bella, più libera, più potente, non ha senso. Fa anche ridere che poi lui
sia prima vestito con la tuta da spazialone, poi il momento dopo è in braghini, in ciabatte e maglietta. Ma tanto lui immagina quello che vuole, immagina, ride e quindi fa quella roba lì. Però è veramente terrificante che Vegapunk abbia fatto quelle due tavole di quattro tavole di pippone, quattro tavole di pippone, dove c'è solo un pippone allucinante. Poi alla terza tavola tu c'hai la riproposizione della tavola, che è quella che volevo vedere io, no? Se ti ricordi, io dico, dalla vita, di Lucci e Rufy che si danno il pugno, perché è proprio fatta uno a uno. Guarda. È incastrata in questa doppia splash page piena di balloon, piena di roba, con Vegapunk che... Cioè, Vegapunk doveva essere quello che ti raccontava i misteri del frutto del diavolo. Ma chi meglio di lui, no? Che riesce a mettere i frutti del diavolo dentro alle armi. L'ha raccontato i misteri. L'ha raccontato un cazzo! Non ha minimamente raccontato un cazzo! Eppure nei nostri titoli c'era rivelato e svelato. Ha svelato! Però per vedere che cazzo ha detto, un cazzo! Niente, è bello così. Mancano 131 capitoli a finale. Io ormai lo dico anche per il meme questa cosa. Così per il meme, No, perché la gente quando dice questa cosa si triggera. Dice, ma non è possibile, vergognatevi, ma com'è possibile? Finire almeno al capitolo 1500, va bene. Ma cioè, magari, fosse per noi, arriviamo magari, a capire esatto. One Piece, sarebbe bello. Ma pensate, mancano 131 capitoli alla fine di One Piece, non sappiamo ancora un cazzo. Esattamente. Va bene così, insomma. No, per carità, è meraviglioso. Senti, riavvolgiamo il nastro. Sì, riavvolgiamo il nastro. Partiamo da capo. Lo guardiamo. Mento Manga Splash, che ce l'ho qua. Sì. Eccolo qua. E voilà. Il nostro Rick Lufeld. Lufeld, no, qua hanno messo Lufeld, qua hanno cambiato. Questi gli inglesi hanno cambiato. Hanno capito che Lufeld aveva, ma secondo me manco Oda si ricordava che era Lufeld, quindi. Ma no, si può traslitterare la L con la D. Sono possibili queste traslitterazioni, okay. Non è una va cosa bene. Sbagliata. È e perché qui... il suono è Ru, no? È una R nel suono, però può essere anche RL. Capisci? Qui è come se fosse iniziato il flashback dei Mads adesso. Eh sì, io non vedo l'ora. Sono in hype finalmente per questa cazzo di mini avventura. Era una mini avventura. Cioè, questa è stata una mini avventura dove credo Oda ha detto: boh, devo fare una mini avventura. Ci devo mettere tutto il contrario di tutto. E non ho mai visto una mini avventura così. È caos. Cioè, prima ha fatto 20 cose di nulla. Dove quelli là andavano avanti un passo alla volta. Poi ma perché dovevano arrivare al capitolo con Barba Nera? Con 1059 con Teach e l'altro, e Aokiji con Van Auger. E poi è arrivato Caesar, e adesso sto super flashback incredibile. Incredibile. Cioè, e infatti, cioè, il titolo di questa mia avventura è totalmente fuorviante, se ci pensi. Perché dici? Perché cioè tu c'hai la mini avventura intitolata Il viaggio privo di emozioni del Germa 66. E, a meno che anche nella prossima mini avventura poi il protagonista non sia Judge, per cui giustifichi il titolo della mini avventura. Certo. Cioè, a un certo punto si è passato veramente di palo in frasca. E prima c'erano quelli il Germa. Sì. E poi c'hai avuto i sodali di Teach. E poi c'hai avuto la parte solo con Caesar Clown. Adesso c'è il flashback. E poi arriva Pedro. E poi arriva Pedro alla fine. Quello è il colpo di grazia della mini avventura. Ci illustri la teoria della nave? La teoria della nave. Allora, la teoria della nave che gira tantissimo sull'internet. Presume che questa nave possa essere quella che Franky ha trovato nei pressi di Water 7 per ricostruirsi. Io già avevo immaginato questa probabilità quando ho fatto il fact checking 38, perché dicevo, wow, è una nave strana, non sembra di nessun tipo, non sembra una nave della marina, non sembra una nave del governo né dei pirati, ed è molto tecnologica. Vuoi che non sia la nave dei Mets? Mi immaginavo. Ci somiglia? Ha qualche elemento in comune, questi oblò, ma poi questo è un vaporetto.
quella là era una nave bella lunga, potrebbero anche averla cambiata, potrebbe Oda che non gliene frega un cazzo e fa la retcon lo stesso, non importa, però ecco, l'idea che possa essere quella nave a me non dispiace, ti dirò, non dispiace. È interessante. E mi piace anche il fatto che si vendano come una ONG di pace e di carità, no? Mentre in realtà stanno facendo le peggio cose. Questa è la cosa più bella, cioè il fatto che è sponsorizzato da Dufeld come sì, una ONG, e poi in realtà si fa tutt'altro. Fare in giro a fare i pirati allegri, non so, però vabbè, ci piace così. Ma andiamo bellissimo, avanti. Bellissimo. Andiamo avanti. Una delle cose più interessanti, ecco, di queste prime tavole, netto chiaramente dell'incontro, secondo me, sono le cose del CP0. Tutte le volte che quelli del CP0 parlano. Assolutamente sì. Perché il fatto che loro, ecco, siano e rimangono comunque attaccati a quelli che sono gli ordini dei cinque astri di demenza rimane interessante, così come però rimane interessante anche in questo caso la paura di andare contro un imperatore. Eh sì, cioè comunque Marineford ha dimostrato quanto possa essere davvero forte tutto l'esercito di un imperatore. Quindi qua Stussy è lapidario da questo punto di vista, cioè non è solo colpire Luffy, è colpire lui e scateni tutto quello che poi ne consegue, alleati, regni, amici, eccetera, eccetera. Questo che è chiaramente interessante. Anche se la cosa che a me fa ridere è un'altra, perché è vero che Luffy ormai è a capo della superflotta, cioè è di fatto così, però quei sottici scappati di casa, ovvio, certo, sono fortissimi, no? Però loro non lo sanno, no, è ovvio, chiaro. Quindi dal loro punto di vista loro ormai c'hanno il super esercito, c'hanno il Germa, c'hanno Capone, c'hanno tutti gli uomini, no? C'hanno gli 8000 sottoposti, sono 10 scappati di casa, punto, quello è, non ci si piove. Però è divertente questa cosa, no, c'è l'imperatore, se non abbiamo gli ordini dei 5 astri ci possiamo muovere, oddio, non vogliamo scatenare la guerra, perché se no ci vengono tutte, no, sono 10, però loro non lo sanno. E quindi questa cosa mi fa ridere, così come se vai avanti. Vuoi partire una cosa qua velocissima? Guarda la pagina di qua, quella sulla destra. Sì. Che luci che è in forma animale, lo vedi? Sì, sì, sì. E poi la pagina dopo è... E poi è normale, sì, sì, l'ho visto col anch'io. Col cappotto. Sì, vabbè, qua è... Questo è quello che avrebbe dovuto fare l'editor. Esatto. L'editor avrebbe dovuto dire, oh, Eiichi, ma che hai fatto? Che hai combinato? Però noi sappiamo che gli editor non vanno manco più a casa di Oda, no. Ormai telefonano. Quindi poi queste cose le correggono dopo. Sì, le correggono, va bene anche così, insomma. No, questa è veramente troppo... Questa è scammatissima. È troppo evidente, questa la devono correggere in qualche modo. Sì. Ma la cosa più divertente, secondo me, divertente in senso lato, è che in realtà tutto il casino succede, ma non perché Lucci ha colpito Atlas, ma perché se parla de Magnà. Certo, ma è sempre così. Cioè, Luffy, quando si muove, è per il cibo. Cioè, lui identifica persona che mi ha dato il cibo come persona buona, no? Così come fu con Rebecca, ad esempio, che gli aveva pagato il cestino per il pranzo lì fuori dal torneo, ad esempio. O Tama, che gli aveva dato il suo pasto. Quindi lui si muove perché queste persone che lui identifica come buone, perché mi hanno offerto da mangiare, vanno difese. Questa è la sua dinamica cerebrale, cioè non fantastico. È hai toccato una ragazza come dici per me, come farebbe Sanji magari, o Zoro, che gli tocchi l'onore, quindi ti devo sconfiggere perché hai usato toccare uno più debole di te. No, lui non frega un cazzo, no, lei mi ha dato il cibo, quindi io ti devo punire perché non dovevi farlo, lei è buona. Fantastico. Ragiona come i cani, bravo Badens, ragiona come i cani. Fantastico. così come e questo penso l'abbiamo detto tutti e due, La tavola del quartier generale è veramente figa. È potentissima perché qui si cominciano ad aprire veramente scenari geopolitici fantastici. La prima cosa che salta subito all'occhio è che quelli della Marina sanno che CP0 stava andando su Egghead per accoppare Vegapunk. Sì.
E quindi la domanda è: quelli del CP0 c'hanno qualche, cioè quelli della Marina c'hanno qualche infiltrato dentro CP0? Ma probabilmente no. Per me è anche dal punto di vista proprio di gerarchie, il governo del Top Vegapunk sa da morire, no? E il grande ammiraglio a ordine del governo mondiale, a cosa fa? Bozza, non è che dice no, non, no, non potete, no? Però la cosa divertente qui è che lui dice: beh, mi sarebbe piaciuto che avessimo avuto un confronto su questa roba qui, perché se succede qualcosa ai Serafini, so cazzi per noi. Questo è il discorso. Ma più che i Serafini, come si sta muovendo qua il discorso? Cioè, lui dice: cappello di paglia è Ged, perché? Cioè, capite? La cosa si sta complicando. Quindi vuol dire che Vegapunk ha mangiato la foglia, ha capito che lo sta sempre a farlo fuori. Cioè, sì, quelli l'hanno buttato giù le porte. Maledetti, se dichiarassero guerra a un imperatore, io vorrei saperlo prima, no? Cioè, il soggetto della frase è russo. Mm. Cioè, perché comunque se vanno in guerra, chi va in guerra? Va la Marina, per l'equilibrio delle tre forze. Ma la cosa più interessante poi è quello di Kizaru, no? Perché dice: dov'è Kizaru? È già partito, come già preventivato da operazione precedente. E loro evidentemente si erano messi, avevano già collegato a Luffy. Non è collegato a Luffy, cioè, no, è come se loro avessero avuto una sorta di piano A nel caso le cose con Vegapunk fossero andate a puttane. Questo è il punto. Per me Sakazuki si è mosso perché Vegapunk è un marine, lui fa parte della marina, se ti ricordi, fa parte della squadra scientifica della marina, insieme a Sentomaru, che è il capitano poi di questa sezione, questo braccio esterno, possiamo dire. Per me quindi loro stanno muovendosi per andare a difendere Vegapunk. Però poi dice: cazzo, ma se Vegapunk si fosse alleato con Cappello di Paglia, io come che cazzo faccio? Cioè, saremmo in inferiorità numerica a questo punto di vista ai Ged, perché sta andando Kizaru con una squadra probabilmente. Quindi secondo me il cane si sta muovendo perché non ha accettato la decisione del governo di far fuori un marine. Per me è una scelta che trovo molto interessante, cioè come se finalmente questa spaccatura tra governo e marine si stesse cominciando a palesare. Cioè, lui sembra che dica: sì, noi siamo complici, ma non è vero. Che ne pensi? È interessante. Diciamo che io la vedevo anche proprio come, cioè, già il fatto che sì, il CP0 ragiona come qualcuno che prende ordini dal governo mondiale, alla stessa stregua comunque della Marina, però cioè comunque da Kainu dà fastidio che, ecco, se devono andare contro un imperatore lui non ne sa niente nonostante sia a capo. Certo. E quindi già questo comunque è una frattura gigantesca a prescindere, proprio perché tenendo conto di quello che dice Stassi, se facciamo guerra all'imperatore so cazzi, perché poi ci ritroviamo tutti contro. E poi guai è della Marina, non è del CP0, è della Marina. Eh sì, che il CP sparisce e tutti, chi si è visto il CP, cioè noi capitolo scorso abbiamo scoperto che del CP0 è davvero un qualcosa che non si sa chi è, dove sta, che fa. Certo. E quelli erano stupefatti che i governativi vestivano di bianco, perché quelli stanno solo alle dipendenze dei cinque astri di demenza, e quindi loro fanno tra virgolette la missione d'assassino, poi chi si è visto si è visto, i cazzi del sedere se le prende la Marina, e questo è molto interessante. Assolutamente sì. Sì. Perché poi ripeto, l'equilibrio è tenuto in ballo da Marina, corsari, quindi adesso Serafini e quattro imperatori. Quindi se vai contro un imperatore, il problema è della Marina, e non per niente qua Stassi dice che dobbiamo contattare la Marina, e anche nel capitolo 1059, quando c'era Yamakaji che andava a Amazon Lily insieme a Kobe, e arrivava Barba Nera, fa: che facciamo? Dobbiamo sentire il quartier generale. Sì. Cioè, non dicevano dobbiamo sentire il governo, dobbiamo sentire Sakazuki, perché è Sakazuki che c'ha in mano sta pallina, cioè è il grande ammiraglio che decide: sì, attacchiamo un imperatore, no, non attacchiamo un imperatore. Tra l'altro, secondo me, la cosa più bella di tutte è il fatto che tu hai il personaggio che forse dei tre ammiragli era quello più votato all'azione in assoluto, Sakazuki, a Kaino. È ingabbiato. Mo sta là, può fare più un cazzo. Lui è incazzatissimo da questo punto di vista. Sì. E allo stesso tempo, però, mi facevano notare una cosa molto interessante.
di come Kizaru sia però quello che appena può va sempre. Voleva andare anche a Wano. È quello che comunque si muove durante la guerra di Marineford. Lui vuole sempre andare ovunque. Gli piace menare a Kizaru. Poi lui... Gli piace le mani. Sì. E lui poi quando è in ufficio si taglia le unghie con il tagliaunghie di agamatolite, no? per non farsi colpirsi, e poi viene un po' a parte, via, all'attacco. Fantastico. Poi però spara alla chiave e non alla testa di Luffy. pensaci. Ma andiamo avanti. Tanto ecco. Questo marine con la mascherina sente... C'ha la mascherina, infatti. Ma non è quello, scusa, che c'ha la barba? L'ho cercato, non ho trovato. Hai capito quale? Mi pare che si vedeva. Oddio, io ce l'ho. È uno del Gigot della Sword, questo? Aspetta, fammi vedere se lo trovo. C'era, io mi ricordo questo Marine. Non so se è un vice ammiraglio oppure no. Che c'aveva questa barba in faccia davanti alla bocca. Perché io no, non è uno della Sword. Non è uno della Sword. Fammi vedere. Perché io ho cercato, ho guardato anche sui vari portali per vedere i Marine. Se c'era qualcuno che... Ma non l'ho trovato. Ok, aspetta. Prova a vedere tu. Fammi vedere. Fammi vedere se lo trovo. Se trovo un'immagine. E non mi sono flashato. Mi ricordavo che c'era... C'ha un polpo tatuato sul collo, Cioè, io mi ricordo che c'era questo marinzo con una roba in fa. Vabbè, boh, forse mi sarò ricordato male. Non fa niente. Tu dici quello di Annis Lobby. Sembra Pagaia, dicono. Effettivamente sì, sembra Pagaia, il papà di Conis. Mi sa che mi stavo confondendo con lui, allora. Vabbè, pace, non diamo retta. Andiamo avanti. Eccoci vabbè, qua. Qua c'abbiamo tutta la parte, chiaramente, di Lucci trasformata, che è fighissimo. È molto bello. Cioè, alla fine non è niente di nuovo, se ci pensi, no? No. Però guarda come bastano le nuvolette nere. La versione quella con il ritorno alla vita. Ti ricordi che si smagriva, no? Sì. È figo. Cioè, alla fine è Oda, come se volesse dire che quando ti... Non so, fai il risveglio così, sei come una specie davvero di divinità in questo caso. Che quello è il discorso. Sì, il buon Gianluca che tu conosci. Saluto l'amico Gianluca. Ah, mi ha fatto notare che questa versione di Lucci risvegliato ricorda uno yokai che ha queste nuvole di fiamme attorno. E al contrario del simbolo divino di queste fiamme intorno, che sono chiaramente un segno degli dei, questo è un segno demoniaco. Si chiama Kasha, questo gatto demoniaco, che è la versione più imbruttente del Bakeneko, praticamente. Perfetto, meraviglioso. E potrebbe essere una citazione, quindi è un Kasha, è un gatto demoniaco, cosa che poi è effettivamente Lucci leopardo. Meraviglioso. Così come Black Maria era Jogumo, non mi ricordo come si chiamava, la donna ragno, che chiaramente è un altro yokai, lui potrebbe avere questa forma, visto che Oda ormai si è preso bene, avrà letto mille cose per Wano, e vaffanculo, metto qua, è bello, e diventa... Fantastico. Hai visto l'immagine, l'hai trovata su internet? No, però dopo poi la cerco. Ok. Ma tu, visto che pensavo che stessi guardando qualcosa... Sì, che no, perché dato che adesso entriamo nel vivo della serata... Ok, stavi selezionando cose. Stavo selezionando cose, stavo un attimo cercando di capire. Perché affrontiamo l'elefante nella stanza. Prima di... Volevo darti la polemica della settimana. Sì! Perché Lucci è trasformato in risvegliato e Kaido no? Questa è la polemica della settimana. Perché non c'è riuscito molto banalmente, non ce l'ha fatta. Perché lui sapeva, no? Perché il risveglio è qua là, faceva lo spiegone, ti ricordi, no? Non ce l'ha fatta, qual è il problema? Cioè, fondamentalmente Doflamingo diceva che ci riuscivano in pochi, mi ricordo male forse. Sì, diceva, una cosa diceva che era una cosa, solo in pochi ci riuscivano.
fa ridere, Eva fa ridere, ma tanto ma il punto è, ma Kaido c'aveva bisogno del risveglio, no? Ma no, è fortissimo lo stesso. E punto, e questo è il discorso. Big Mamba c'aveva bisogno del risveglio, no? E quindi è un po' come, ma questo è, magari può essere un discorso un po' paraculo, però sono un po' quelle cazzate che proprio alla Dragon Ball. Una delle spiegazioni delle trasformazioni poi di Freezer in Dragon Ball Super è che Freezer non si è mai allenato in vita sua. Perché? Perché era già forte. E lì che cazzo si allenava a fare? Poi è arrivato Goku, sono arrivati Saiyan, gli hanno fatto il culo, allora gli è cominciato ad allenarsi. E questa è la spiegazione. E quindi è stato poi Gold per quello dopo. E quindi lui diventa Gold perché lui per la prima volta si comincia ad allenare, capisci? Ecco. Perciò si trasforma. Poi ancora dopo, ancora di più. Di adesso c'è Black Freezer. C'è l'altra trasformazione. Perché? Perché quelli si allenano. Ma non era morto, scusami, Freezer. Tornato. No, però è stato resuscitato. Ah, sì, no, io sono rimasto. Io per me Dragon Ball è finito con lo Z. Quindi chiaramente. Però non ho potuto affrontare Dragon Ball Super. No, chiaramente. Però, sai, no, sono quelle spiegazioni stupide. Allora tu vedi Kaido che già da bambino è invincibile, è potentissimo. Ma che cazzo si allenava a fare col fuoco? No, certo. Scusatemi, cioè, non c'aveva bisogno, e si trasforma in dragone, 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 dragone. Appunto. Cioè, tra l'altro, se ti ricordi, Oda gli aveva detto: allenati in questi 20 anni che arriva qualcuno che ti rompe il culo. Per me, figurati, lui non ha fatto niente. Lui si è allenato? No, quindi. E ora scartiamo un'altra figurina. Apposta. Che poi, cioè, facciamo anche un attimo questo discorso, perché poi va fatto questo discorso. Cioè, noi parliamo comunque di Kaido, che da solo, dopo che l'avevano ramazzato in 150 per tutta la notte, ha comunque tenuto testa al frutto del dio più potente di tutta l'umanità. Cioè, parliamoci chiaro. Kaido un altro po' vinceva con Rufy, con tutto che stava trasformato in Super Saiyan. Ma ripetiamo, Kaido avrebbe vinto con Rufy. Cioè, quando c'è l'ultimo colpo, Kaido che c'ha quel dragone di fiamme enorme, Rufy stava lì che è tutto sofferente, e poi gli ha detto hai detto le parole magiche, buonanotte, vado e giù io. E tutto questo, mi dicono in chat, lui ha fatto voilà un'isola intera in tutto questo. Ma quindi c'aveva bisogno di risveglio, cioè se gli faceva risveglio era finita il punto di vista. Sì, decisamente. Cioè se Kaido avesse avuto il risveglio, a parte poi il risveglio di Kaido, cos'è? Sirio. È Sirio il dragone, certo. Appariva Sirio dietro al dragone. No, diventava Sirio proprio. Diventava Sirio, perfetto. E poi si scagliavano il drago nascente. Cioè, che cazzo. Vabbè, però le capiscono queste polemiche. Proseguiamo. Allora, tocchiamo, ditemi che mano. Cos'è questa trasformazione di cappello di paglia? Ma che cazzo abbiamo noi? Non è di bomba questo, dico. In realtà quel frutto non è mai stato nell'enciclopedia. Che cazzo dici, vecchio rincoglionito? Questa è la dinamica. E allora voglio fare un paio di considerazioni al volo. La splash page è meravigliosa, è bellissima secondo me, cioè proprio dal punto di vista grafico. Questi sono anche quei capitoli dove Oda, cioè secondo me, disegna veramente benissimo. Il problema sarà quando la pubblicano, sta proprio a metà. Sì. Io penso ormai, ma questo è un mio pensiero, che ormai anche Oda sa che questa roba qui la gente se la legge in digitale. Ma chiaro, non gliene fotte perché più niente. Se tu pensi a un fumetto che comunque ha nella sua ragion d'essere il volumetto, ma tu non la fai una tavola del genere. No. E quindi io comincio, ma questo, io ho questa convinzione veramente da anni ormai, che lui se ne sbatte il cazzo, perché tanto lo sa che la maggior parte dei lettori ormai One Piece se lo legge in maniera digitale, quindi fa queste tavole così, perché altrimenti non si spiega. Cioè tu tieni conto, non so se si riesce a vedere il filo tra virgolette della metà, cioè di dove va a spaccare, dove c'è il naso di Rufy qui giù, sì, quindi viene totalmente spaccata questa doppia splash page. Guarda, si vede dove c'è il ricciolo
più sbiadito a fianco dell'occhio. Sì, dice Stefano. Scusa Sommo, ma allora nessuno dovrebbe mai fare splash page. No, non è il punto, questo non è il punto, attenzione. Quando tu da disegnatore fai una doppia splash page così, tieni conto esattamente di quella che è la spaccatura di come andrai ad aprire il volume e a seconda di quella che sarà la resa grafica qui dentro, impagini il fumetto in un certo modo proprio perché il punto topico, l'occhio, non vada a cadere qui. Scusate, ma non è una doppia splash page qui, non vada a cadere qui in mezzo. Qui invece l'apertura del fumetto, se vi faccio vedere, questo è spoiler, voglio far vedere una doppia splash page totalmente randomica, se c'è, se la trovo. Questo è proprio dell'ultimo volume, ma possiamo fare un discorso ancora più facile. Sì, guarda qua, ti ricordi questa tavola? Eccola qua. Cioè, questa qua è bestiale, perché avere il balloon esattamente che si trancia a metà con il taglio pagina è un errore, se vogliamo definirlo, sì, dal punto di vista di tecnico. Perché sì. Io che ho visto anche Leonardo lavorare su Dada per diversi anni, non puoi fare questo, perché no, lì va la colla. Lì va la fottuta colla che poi andrà a collegare la costina del volume. Quindi sì. Come lo metti il testo lì? Questa tavola è palesemente disegnata per vederla in versione digitale, punto. Sì, faccio vedere questa. Scusami, ma mi metto attimo grande. Vai. Questo è Rooster Fighter. Non so se... Cioè, guardate com'è pulita questa tavola. Sì, una doppia splash page, e tu sai che l'esplosione, il punto grosso dell'esplosione è questa, quindi lo vedi, qui c'è la pagina e qui c'ha i personaggi, eccetera eccetera eccetera, e quindi vedere questa roba qui è terribile, perché in sé come disegno, come resa, come tutto è meraviglioso, cioè quando vedi così, no, c'ha questa potenza anche iconica ormai, no, soprattutto con questo piano americano al contrario De Rufy, che ride lì, se la spassa ride come deficiente, e poi sai che quella roba come si vede, però vabbè, questa è una roba nostra. Poi lì c'è Rufy lì bello, no? Che dorme felice e contento. Ma la cosa più divertente è quella sopra, cioè lui adesso sì lui guarda luci, deve far schizzare gli occhi. Vabbè, sono curiosissimo di vederlo in anime. Io aspetto veramente in ansia quando lui diventerà anime, per vedere queste cose che gli sbarazzano fuori gli occhi. Vabbè, gli devono mettere proprio, sai, i suoni comici. Sì, proprio tipo The Mask, no? Quella roba lì da Looney Tunes. Ma per forza deve essere così. Io me lo immagino così. Per forza. E qui c'è tutto il pippone di cui parlavamo prima. Ovvero che il guerriero della liberazione esiste perché nel corso dei secoli c'è gente che ha sempre sperato nella sua esistenza, e alla fine ti basta una sola persona che si ricorda di te per far mandare avanti il ricordo. E poi qua c'è tutto il pippone di Vegapunk. Prima quindi il buon schizzetto, anche lui è stato causa del continuare a vivere di Nika. Sì. E chiaramente, ovviamente, però prima di parlare di nuovo di questa roba qua, voglio fare un attimo backtracking. Vai. Perché tutto il discorso è, ok, l'immaginazione è talmente potente per cui una cosa ti basta immaginarla per farla diventare reale. Questo è il discorso. E allora il commento di Frank Saved, l'urlo di Tom, penso che sia una delle cose che mi fa più ridere in assoluto di tutte le cose che mi fanno ridere. È una cosa che mi spacca, giuro, ogni volta. Ok. Sì. Dicevo, poiché se immagini una cosa diventa reale, nella ciurma di Ruf, ti sei frizzato di nuovo nel frattempo. Nella ciurma di Ruf, tranquillo. Ok. Abbiamo il più grande creatore di immagini e immaginazioni dell'universo di One Piece.
Maestro. Eh sì. Di quella volta che ho combattuto contro un pesce rosso gigante quando avevo 5 anni. Bene. Ho visto una talpa leggendaria entrare in questa casa, così sono entrato per cercarla. Era Pluton. Era Pluton, chiaramente. Perché leggendaria. Cosa era successo al pesce rosso? L'ho sfilettato e l'ho portato nel paese dei nani, i quali non se lo sono ancora mangiato tutto. Va sul paese dei nani. La prima volta che mi colpì furono le dimensioni e la lunghezza della sua cacca. Credevo fosse terra e ci sono sbarcato sopra. Ora, questa è giusto un sono, picco. Sono alcune. E qui, per quanto divertente o fantasioso, Leishiro Sensei gli dà una spiegazione razionale al perché le bugie di Usopp diventano vere. Certo. Certo. Lui ci crede talmente tanto che le fa diventare reali. Eh sì. Questo è... È meraviglioso. Poi alcune non è che si concretizzano su di sé. Ad esempio, diceva Chopper che aveva sconfitto 10 giganti. E poi noi vediamo i numbers che sono 10, no? Che erano molto più grandi dei giganti, diceva. Un gran peccato che non li abbia sconfitti lui, però questa è un'altra storia. Ma le leggende diranno che è stato lui. Chiaramente. E no, però è così. È fantastico. Tutto questo discorso però Oda chissà quando se l'era preparato, no? Ogni evento su cui si può fantasticare è una realtà possibile, cioè queste sono proprio le cose che abbiamo letto l'altro giorno, ma cosa divertente è che questa roba non la dice un filosofo, lo dice un fisico nel mondo di One Piece. Eh sì, che antitetico, no? Come discorso. Lo dovrebbe fare un filosofo. Invece è un fisico che ti dice che qualsiasi cosa tu possa immaginare diventa reale. È una realtà possibile, quindi si può concretizzare. Può. Sì. E poi dov'era? Vabbè. Sì, perché poi qua va anche contestualizzato, no? Lui diceva l'isola nel cielo esiste, perché finché gli uomini non smetteranno di sognare, i sogni possono diventare realtà. Poi, detto da lui che non dorme mai, no? Chissà come sogna Teach, potrà sognare, chi lo sa. E poi c'è anche lui, scusa, sta. Un uomo muore quando le persone lo dimenticano, ma anche se dovessi morire, il mio sogno diventerà realtà. Il sogno è trasformare Chopper in un meme e farci soldi. Quella era la storia. Però, cioè, qui cominciano ad assumere un senso totalmente diverso, no? Queste frasi, alla luce del 1069. Eh sì, assolutamente. Cioè, poi potrebbe anche essere una nostra sovralettura dettata da passione e tanti collegamenti, però oddio, diciamo che per essere chiaramente a 360 gradi, però ce lo si può leggere e come? Appunto, guarda, allora posto che chiaramente noi quando parliamo di One Piece una certa lo possiamo dire senza problemi, una certa dose di sovralettura c'è sempre, ma perché comunque se non ci fosse non avrebbe senso parlarne, cioè parliamoci chiaro, far riassunto di One Piece non ha senso, ti leggi il capitolo, leggi per i cazzi tuoi, qualcosa ci devi cavare fuori che sia tuo, quindi il fumetto diventa di tutti per quello, però c'è anche da dire che quando rileggi col senno di poi questa roba, per carità, sarà tutto un lavoro di ricostruzione a posteriori, anche perché Nika è una roba che è uscita fuori adesso, parliamoci chiaro, certo. È una roba che è uscita fuori da poco, però questa roba assume davvero tutto un altro significato, tutto un altro sapore, la roba di Willy Gallon col senno di poi col 1069 mi sembra evidente. Oh, sicuro.
mi sembra proprio che sia quello. Bisognerebbe chiedere a Oda se questa cosa, se lei era già pensato, non ti risponderà mai, chiaramente. Magari ti dice di sì. Magari ti dice di sì, però c'è da dire che pian piano le cose, cioè, cominci ad avere dei pezzi del puzzle che si mettono assieme e tu ancora non sai dove collegare questi 4-5 pezzi del puzzle che si cominciano ad unire. Però comincia ad esserci qualcosa di concreto qui. Anche il fatto che si parli di immaginazione, si parla di forza del desiderio, viene da pensare a questo punto che l'energia del regno antico fosse quella. Noi scherzavamo con la risata, che poi tutto sommato ci può anche stare, quelli magari facevano i frutti del diavolo per farsi 4 risate. Perché no? Perché no? Cioè, perché no? Il punto è quello con la giacca, a meno che magari il desiderio non fosse voglio mettermi nei panni di un altro, è l'unica cosa che mi viene in mente. Ma qual è? è imbruttita, no? Cioè, tu, cioè, tu dici il desiderio è vorrei essere nei panni di un altro, il frutto è il frutto della giacca. Tu l'hai visto Aladdin, il secondo di Aladdin, il ritorno di Jafar? Sì. Che Jafar lì è un genio, no? Sì. C'è Abismal che gli chiede i desideri e lui fa di tutto Jafar per realizzarli, ma in maniera imbruttente, quindi per dargli fastidio. Cioè, voglio i tesori e lo caccia dentro nella cassaforte per farlo, cioè, per imbruttirlo. Cioè, o lo butta in mezzo al mare dove sono i tesori affondati e lui sta per annegare. Quindi potrebbe essere un gioco così anche. Cioè, il frutto nasce come burla. Secondo me sì. Cioè, tu comunque hai di fronte un regno, lo diciamo sempre ormai, che è avanzato tecnologicamente, probabilmente eticamente superiore, e questi erano talmente superiori che riuscivano magari anche proprio per ridere, per generare quell'energia grazie alla gioia, alla felicità, e faceva questa roba qua. Chi lo sa? Non lo sappiamo. E poi c'era lui. Dice non domino nulla perché il re dei pirati è l'uomo più libero dei mari. Il punto secondo me diventa questo, ovvero quando tu hai una libertà di pensiero del rendere tangibile e reale tutte le puttanate che ti vengono in mente, è la cosa che fa più paura a un governo oscurantista come quello del governo mondiale, no? È proprio la libertà di pensiero in questo caso. Certo. Che poi va a collegarsi di nuovo a quello del Trono della Rosa lì, e tutto il discorso che hai fatto. Certo, gli fai una risata, li ammazzi. Cioè, è proprio basica da questo punto di vista. Sottale ti fa una risata e dici: ma te che cazzo vuoi? Al massimo ne posso cantare la canzone, e ridi e via. Cioè, non te ne esci. Io sono curiosissimo di vedere lui dove vuole andare a parare, perché. Di tutto questo discorso, soprattutto della libertà, dei frutti del diavolo, del fatto che il desiderio riesce a creare qualsiasi cosa per il momento, da un lato è meraviglioso, da un altro è pericolosissimo. Certo. Spero che Oda si sia messo dei paletti in qualche modo, perché sarebbe terribile scoprire, comunque, perché poi una possibilità c'è, il frutto che ti manda indietro nel tempo. Io sono già pronto. Il frutto che ti manda indietro nel tempo ti manda indietro nel tempo, e lì sarebbe terrificante per One Piece. Sarebbe il colpo finale per renderlo il miglior manga di sempre. Non lo so. Hai detto anche tu di Billy Bat, che è sempre lui, no? Non lo dire. Lo so, però con One Piece. Non lo so. E molti qui dicono: non piangete, dovete addentrarvi, dovete accettarlo, non abbiate paura. Sì, io. Ma il viaggio nel tempo in avanti, dal punto di vista veramente fisico, lo puoi fare. Lo so. Teoricamente lo potresti fare. All'indietro, per quanto io sia un amante dei viaggi nel tempo, non lo so, con One Piece andrebbe proprio a. Sarebbe terribile. Doc Brown non è d'accordo con te.
Va bene, capiamo. e poi una cosa che però mi è piaciuta di questo, di questa roba qui, è tutto quello che però poi è effettivamente il discorso metanarrativo. Perché se i frutti del diavolo rappresentano, ecco, dei pensieri o quantomeno delle divinità extradimensionali, cioè davvero stanno lì, loro le prendono perché qualcuno le ha pensati, quindi da qualche parte esistono, non credo che si rischierà il fatto che il One Piece è il One Piece come fumetto. Spero di no, non credo che si andrà a parare lì. Però il discorso metafumettistico c'è tutto. Sì, chiaro, chiaro, certo. Perché qui è Oda che parla di se stesso. Cioè, beh, parliamoci chiaro. Sono le puttanate che dice lui durante le interviste che abbiamo letto nel corso dei vari mesi, no? Dice sempre, no, è come un pizzo il mio giocattolino, mi immagino tutto quello che voglio, tutto quello che voglio lo metto sulla carta. I frutti del diavolo, la stessa cosa. Alla fine è giusto così, cioè è il suo fumetto ed è giusto che poi quello che lui fa nella vita si trasponga anche nella sua vita fumettistica. Può anche andare bene, insomma. Sì, mi pompissa una letterina a Babbo Natale piena di desideri. E poi paradossalmente, cioè, parlavo anche di questo oggi pomeriggio, anche il One Piece stesso esiste perché la gente crede che esista. Cioè nessuno l'ha mai visto, a parte Roger e Churma, però comunque è una realtà. Tutti sanno, cioè, credono che esiste perché ci vogliono andare a prenderlo, poi non sanno dov'è, non sanno se c'è. È un sogno. È un sogno. È un sogno, è un desiderio che diventa realtà. Oddio. No, poi, ma il concreto c'è, ce lo dicono che c'è il concreto, no? Oddio. Sì, però il One Piece inteso come One Piece, come tesoro di Roger, la gente ha cominciato a crederci anche se non esisteva, questo è il punto. Quello lì. Bello così. Alla fine, dato in chat scrivono la città di Smeraldo, alla fine vanno sull'Aftail e trovano un mago di Oz col truffolone. Il mostro, no? Sì, il capitano Elkio dice non sanno quando c'è, hai ragione, quando mamma mia. E diciamo che io mi tendo a fidarmi di Oda, cioè secondo me è talmente pazzo, per cui il finale di One Piece non può essere sbagliato, scammato, come molti altri finali di fumetti di una certa rilevanza. Però questa cosa qua a mo' dei frutti è pericolosissima, sai, secondo me è veramente, per quanto sia bella e mi piaccia, è pericolosa. Vedremo. Beh, ti volevo porre una domanda io invece, visto che abbiamo anche poi parlato l'altro giorno che Nika potenzialmente potrebbe non essere mai esistito, no? È la materializzazione di un sogno di una persona che aveva bisogno di questo personaggio, di questo messia che sarebbe arrivato a portare il sorriso e liberare gli schiavi, e quindi potrebbe anche essersi creato questa figura. Ma chi secondo te potrebbe averlo creato? Perché a me piaceva l'idea, visto che poi è il dio del sole, che potesse essere collegato alla strada che porta verso il sole. Quindi un uomo pesce, e questo giustificherebbe anche la reazione di Jimbe alle parole di Schizzetto quando gli diceva: ma tu Jimbe, perché vi siete messi sto sole sul petto? Perché Fisher Tiger voleva fare i pirati del sole? E Jimbe, dopo che l'ha pulito, fa: fatti i cazzi tuoi, non puoi parlare se non sai la storia. E mi piacerebbe che possa essere una cosa relativa agli uomini pesce. L'abbiano creato loro. Chi lo sa, potrebbe essere interessante. Diciamo che il punto è sempre quello: non hai elementi su cui poterti, diciamo, appigliare, tranne queste poche cose. L'unica cosa che sappiamo del Nika tra virgolette originario, e nemmeno, è quella silhouette di indovina chi, che sembrava metterti di fronte a un personaggio molto più antico, veramente ancestrale. Quindi chi lo sa. Cioè, il punto è quanto è vecchia questa. Cioè, la domanda vera è: ma la faccenda dei frutti del diavolo quanto è vecchia? Quanto è vecchia? Quanto è vecchia? Perché noi ci possiamo fare benissimo l'idea che se Vegapunk riesce a fare i frutti del diavolo, ma figurati se non li facevano pure quelli del regno antico. Certo. Questa è proprio scontata. Ma prima che quelli del regno antico arrivassero al loro splendore tecnologico,
questa roba c'era già oppure no? Perché questa è la domanda vera che certo, secondo me dovremmo farci. E quindi poi a seconda della risposta uno poi può ragionare. Perché dice Cimo, Tocchi aveva un frutto nei 100 anni di vuoto. Però ecco, la cosa che a me è sempre intrippato del discorso di Tocchi è che lei non parla di frutto Tocchi Tocchi, ma del potere Tocchi Tocchi, no? Quindi lo chiama in un altro modo, non dice il frutto, ma il potere Tocchi Tocchi. Quindi non menziona mai frutti. Magari non erano ancora sintetizzati, non lo so, sto buttando lì l'idea. Pensate, mancano 130 capitoli al finale di One Piece e noi ancora non sappiamo assolutamente nulla. Questo è terribile. Lo scopriamo forse tra chissà quanto. 5 anni anche meno. Andiamo velocemente avanti, giusto perché sennò diventa abbastanza... Vabbè, qua è tagliata. Ma sì, ma velocissimamente. Credo che Oda i Serafini con Barba Nera se li poteva risparmiare, secondo me. Ma Oda ci poteva risparmiare i Serafini con Barba Nera, si poteva risparmiare anche i 5 anziani che parlano di Nika, quando qua me l'ha ribadito di nuovo tutto il discorso. Tu pensa quanto sarebbe stata figa la scena dei 5 vecchi che dicevano di Nika, ti dicevano soltanto che era un dio di un tempo passato, senza farti il pippone sul fatto che lui era fatto di gomma, cioè che era il frutto Gom Gom, e te lo spiegava qua lui Vegapunk, era la stessa cosa. Sì, però tu devi sempre pensare che One Piece inizia, ho capito, 1054. È chiaro, certo. Capito? Cioè, tu certo, puoi leggere One Piece dal capitolo 1054. Certo. Quindi i 1053 precedenti puoi anche non averli letti, secondo Oda. Purtroppo devi far pippone per quelli che effettivamente i 1054... Perché tu pensi, scusami, perché te pensi che la gente si è letta quella doppia splash page con 5 astri di demenza, no, non c'erano mazzate lì. No, la gente non se l'è letta quella, no. Perché se l'avesse letta bene forse ci saremmo risparmiati tante rotture di coglioni, ma adesso con le mazzate l'hanno letto tutti, ovvio, certo, pensaci, veri trick, sì, assolutamente. L'imbruttita di Vegapunk a Sentomaru è veramente una roba. Ma Vegapunk qua prende di diritto il premio Crocus 2022. Perché qua è veramente criminalissimo. Io comunque vorrei dire due cose. Io credo che Oda ha cominciato, se non a seguire noi, le teorie. Perché non è possibile che nel giro di 2 settimane ha realizzato 2 meme del canale, Lucci che buba la luce e la talpa. Cioè, non è, ma tra tante cose la talpa, ma veramente facciamo. Che cos'è? Vedi, Angelo, questa è la materializzazione della nostra immaginazione. Cioè, noi... È chiaro? Vedi? È chiaro. Noi plasmiamo come demiurghi, plasmiamo la realtà. È chiaro. E la nostra volontà è inficiato sul lavoro del sensei. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Vai. Ma secondo te il chip di possesso dei Serafini, Vegapunk davvero non ha fatto qualcosa, qualche magheggio per fare in modo di controllarli? Ma figuriamoci. Eseguite l'ordine 66, cioè di che cosa stiamo parlando? Perfetto. Ma tu, guarda l'immagine di Orso in basso a destra, cioè lui ha i polpastrelli, no? Quindi chiaramente ha il Nikyu Nikyu. Dove cazzo lo spara il laser? Dal gomito? C'ha un anno sul gomito. No, lui è come se facesse così. Vroom. Quindi se lo spara direttamente dalla mano. Cioè vedi, lui fa così. Vroom. Se vedi c'è la scia del colpo. E quindi... E poi cioè lui lancia e poi si ferma più avanti. Cioè, magari è fatto che credo. Perché non c'è il buchetto, per quello che mi stavo chiedendo. Lo metteranno a parte, figurati. Bene. È così. E poi c'era una cosa interessante. Sì. Nello sguardo di Hancock, là sotto... Quanto sarebbe figo se lei, vedendo Rufy, scattasse l'amore, e l'amore che è come un uragano, certo, scattasse tutte. Ma ci sono già le fan art di questa roba. Ci sono già. Sì, io ne ho vista una bellissima. No, certo, devo vederla. L'avevo vista su Instagram. L'avevo vista tipo ieri.
Cazzo cerco? Dove c'era questa fan art della serafina di Hancock che si mette a protezione di Luffy. Vedi, allora ci siamo arrivati in tanti. Allora mi va bene. Ma per forza. Per forza così deve andare. E quello di Jinbe tradirà chiaramente il governo. Io comunque aspetto ancora il serafino di Crocodile di Doflamingo. Per forza. Ma io loro due, quello di Moria, mi sono quelli che mi interessano di più. E quello di Moria, magro. Quello di Moria è magro. Quello di Moria è magro. Non viene lo magro. Che cosa ti aspetti dal prossimo capitolo? Ma in realtà mi aspetto che ci sia il momento di disastro, quindi che il CP faccia danni. E mi aspetto che si chiuda con Orso che arriva. Bruttente. Anche perché adesso stanno arrivando veramente. Sta arrivando l'impossibile. Sta arrivando Orso Bartolomeo, sta arrivando Kizaru. Sabaudi. Sabaudi 2.0. Sì, stanno arrivando probabilmente il Meppo e l'altro tizio. Sì. E quindi tutti insieme appassionatamente. Assolutamente sì. Sarà divertente vedere come se la scappottano da questo punto di vista. È complesso, perché comunque non è detto che, appunto, come dicevo prima, se la Marina è lì per un piano che in realtà è in difesa di, potrebbero anche muoversi tutti contro il governo. Poi la scappottano lavorando insieme in qualche modo. Cioè, io ho già visto già la discorsa chi combatterà contro Kizaru, Zoro contro Kizaru. Questa è da processo, ovviamente. Adesso lo lanciamo. Ce lo lanciamo. Però non mi dispiacerebbe se in realtà ci fosse qualcos'altro. Perfetto. Qualcosa di nuovo, interessante. E manca solo Rayleigh a questo punto. Ma visto che Rayleigh è impegnato, arriverà Scopper Gavan, che in realtà è Morgans. Pensaci. E prima di lanciare il processo, ringrazio al volo Chiara, prima l'avevo già ringraziato, grazie a Cucubeghe, Drogma99, Emanuele81ita, grazie a Rada, Gid, Crashyrox97, grazie a Ethereum360, Wolsim, XXL, Caio, LXX, Ned87, grazie a Silverstone, Andy Baholi, Nick Ackerman, Alphonse03, Alex02X, Bozar19, grazie a Gatsu Indra, a JPellum e grazie a XMark570. E processiamo? Processiamo. Processiamo. Processi in Italia fanno tutti un po' così, per fortuna ci sta chi fa il processo il lunedì. Ne approfitto per dire, dato che questo venerdì non c'è il capitolo, venerdì sera alle 21 faccio un Q&A easy su One Piece e magari ci scappa qualche reaction becera, qualche puttana. Anche perché ho visto che il maestro Ara ha già lanciato un filmione. Ammetto che ho visto prima durante il countdown qualcuno ha detto ma non la fate una serata teoria pre-natalizia. La verità è che l'ultima serata teoria mi ha talmente distrutto una vita, cioè, per cui almeno fra 2-3 mesi, se non prima, secondo me ci dobbiamo un attimo riprendere. Quindi, sì. Capiamo. Questa è per me potrebbe essere la miccia che scatenerà quel grande incidente della flotta di Luffy. Quindi, vediamo. Il punto è che. Cioè, questo è interessante. Cioè, le cose più interessanti. Cioè, non è che le cose più interessanti Oda non te le fa vedere. Però va un attimo veramente contestualizzato. Perché poi davvero Bartolomeo va in giro a fare gruppi, no? A fare PR di Luffy. E Shanks chiaramente sta incazzato. Perché è andato a cacacazzo nei suoi territori, Bartolomeo. Però se poi va nei suoi territori e vede le bandiere di Luffy, che fa? Era un discorso che faceva Frank anni fa, quando appunto c'era successo quella mini avventura lì. Cioè, diceva Shanks come imperatore è morto, diceva, no? Perché se non reagisce a questo affronto da parte di un altro pirata, vuol dire che non conta un cazzo, no? Dice, se reagisce significa che comunque si rivela, cioè essere comunque un avversario di Luffy, quindi dovrà essere schiacciato sulla sua strada. Quindi in ogni caso Shanks è un personaggio che va tolto dai piedi,
in un modo o nell'altro, perché in base a come reagisce a questo affronto da parte di Luffy, poi della sua flotta, e Luffy chiaramente risponda anche inconsapevolmente, dovrà scendere in campo. E quindi vediamo, sono curiosissimo di vedere come reagisce. E Shanks è andato a prendere il One Piece solo se leggi dal giapponese, però. Perfetto. E questa è una bella domanda, ma Weeble Oda lo ha scordato? No, per me lo sta tenendo lì per qualcosa. Ne parlavamo l'altro giorno, ti ho chiesto, sì, ma che... Io c'ho un sogno, quindi da qualche parte in un universo si crea questa roba qui. Vai. Poiché comunque, ecco, no, quando era finito Wano c'erano state le predizioni su dove sarebbero andati i Mugiwara, e quella di Law si è rivelata esatta. Quella di Kid, boh, chissà, capiamo. E a me non dispiacerebbe se dopo i Ged loro fanno effettivamente rotta, vanno davvero a trovare Marco, perché due cose fanfiction da fanservice comunque mi piacerebbe vedere, cioè Luffy sulla tomba di Ace con Sabo sarebbe interessante, quindi Sabo che ti racconta i cazzi suoi, e quello sarebbe il momento perfetto per far entrare in gioco Weeble, secondo me, sì. Con la storia che lui può diventare un'altra guardia del corpo di Vegapunk insieme a Sentomaru, anche perché Weeble poi, cioè, è tutto cucito, sembra tipo un mostro di Frankenstein, ma per quale motivo è così? Cioè, l'hanno fatto gli esperimenti sopra, non lo so, quindi vorrei capire questa roba qui. Sai, io pensavo, ragionavo a paragoni, no? Abbiamo visto Punk Hazard e poi Dressrosa, che sono praticamente la prima parte di Whiskey Peak, Little Garden e poi Arabasta, ci sono in parallelo, in paragone, no? Abbiamo Zoo e Whole Cake Island. Praticamente Whole Cake Island e Zoo è una piccola Skypiea, possiamo definirla come tale, mentre Whole Cake è una grande thriller bark da questo punto di vista, no? Poi abbiamo Wano, che è Water 7 in Slobby. E adesso abbiamo questo piccolo segreto di Ged, è uno spaccato molto delle Sabaudi. Poi che abbiamo avuto Impel Down, Marineford e la chiusura della parte. Potrebbe essere Cimosu e il buff, e poi la grande guerra con Laugh-Tail di mezzo. E quindi contestualizzavo questo discorso di Weeble in questo più o meno paragone. E lui, chiaramente, avendo la madre che apparteneva ai Rocks, c'era da capire che potrebbe essere anche un collante per questo discorso. Avendo riportato in auge di nuovo Crocodile, che aveva questo rapporto con Newgate di odio perché aveva sconfitto, poi magari c'è sempre quella teoria che era il padre del coccodrillo, dove quella poi è divertente, però se non c'è anche il vero figlio, che poi magari non è il vero figlio, potrebbe riportare in ballo di nuovo il coccodrillo, come ha fatto Impel Down. Quindi Buggy e Crocodile, così come Impel Down, potrebbe ritornare in ballo anche con Weevil, e quindi rigiocarcela così. È l'unica soluzione. E poi chiaramente c'è ancora Rouge, che è da capire che parte ha nel gioco. Il punto è che, ecco, tolto il meme dei 130 capitoli, 131 capitoli adesso, c'è comunque una marea di roba, di personaggi lasciati lì. Chiaramente Oda ti fa... Queste sono le cose che diciamo da sempre. A lui sono bastate 4 tavole per cominciarti a raccontare dei frutti del diavolo. 4. Con i pipponi, purtroppo per noi. Questo è un grande problema. Quindi, scusami, se tu fai i conti, poi ti lascio. Sabaudi, Abazon Lily, Impel Down, Marineford, Goa e il finale sono 105 capitoli. Sì, diciamo che... Però questo è il cuore che parla, Certo, ovvio. Diciamo che vedere Kaido che comunque viene trascinato dal post-time skip per 40 volumi e Barbanera scammato in un volume e mezzo, ci rimarrei un po' male. Sì. Ma non per fare un hit parade dei villain di One Piece, per carità. Alla fine, secondo me, Barbanera è quello che poi ti spiega i Rocks. Cioè, secondo me, questo è. Parliamoci chiaro: è lui quello che poi ti spiegherà cosa è successo a God Valley. Però,
cioè vorrei vedere, per quanto mi piacerebbe vedere questa, non so, questa gara al One Piece, la gara al One Piece voglio vedere un paio, due volumi con Barbarie, tre volumi me li vuoi da, perché a tre volumi sono 30 capitoli, certo, non so, vediamo, capiamo, sopravviviamo prima, che è la cosa più importante. Vediamo. Dice Incantevoli Criminali: bastano sta cosa, a Oda bastano tre tavole, meno di 7 anni, scordatevi la fine. Ma però così, ma magari io ti dico magari. Qua le persone non hanno capito che qua i primi ad essere contenti se One Piece dovesse durare 5, 6, 7, 10, 15, 20 anni. Siamo noi. Noi ragazzi. Dove sta? Immaginate quanti altri ADV sulle figure di One Piece. È tutto oro che cola, tutto grasso che cola. Ma certo, quindi figurati. Apri un'altra, bravo. Però è anche vero. Secondo me siano gli sgoccioli. Guarda, ben 3 olo tutte insieme. Lusso, porno lusso, incredibile. Dice Diego Carella: Money Grabber e lo evidenzia pure. Sì, ma a parte che domani devono uscire altre due storie delle figurine Panini su Instagram, divertentissime tra le altre cose, se lo posso assicurare. E cioè, per carità, qua uno che fa va contro i propri interessi, no, chiaramente mica siamo fessi, però c'è anche da dire che ci siamo al finale, ragazzi, parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, Money Grab Valley non è una cosa brutta, cioè il lavoro è lavoro, quindi certo. Cosa stiamo parlando? Sempre che è una cosa brutta, ma no, ma voglio vedere voi il venerdì sera a luna di notte a fare video su One Piece. Ma chi lo fa? Gabriele e io, infatti non lo va nessuno, questa cosa qua. Anni. Sì. Troia. Col sangue che cola, no? Se già sei stato tutta la settimana morto. Noi lo diciamo sempre, perché scherziamo. Arriva il venerdì, no? Proprio l'ultimo chiodo sul weekend. Esatto. E poi pure questa settimana, la luna, credo, stanotte, Gabriele ha detto: ho finalmente caricato il mio video. Sì. Era luna e mezza. E a luna e mezza scambiarci il video e vedere che cazzo abbiamo detto. Esatto. Ma chi la fa questa roba? Facciamo noi? Ma perché la facciamo? Perché lavoro sì, ma perché ci abbiamo anche desiderio di farlo, altrimenti non lo faremmo. Cioè, veramente, no, infatti, è prima di tutto un divertimento ed è anche poi... Sì. Dovutamente compensato. Quindi poi, io ci metto... Cioè, se venisse... Ecco, se potessi mangiare il frutto del diavolo del finale di One Piece... Dice, quanto altro vuoi far durare One Piece? 20 anni? Vai, ci metto la firma. Certo. E così c'è Simone Grabba tranquillamente. Basta che non muoia Oda. Poi... Basta che non muoia Oda. Però c'è anche da dire che io il finale lo vorrei vedere. Non so voi, Sì. Io il finale tenderei a vederlo nel più breve tempo possibile. Anche che non so quanto tempo rimane ancora. Domani annunciano la fusione nucleare. Ho sentito. Domani annunciano probabilmente che sono riuscito a fare finalmente per la prima volta una fusione nucleare dove l'energia acquisita è maggiore di quella impiegata. E poi chiaramente faranno gli esperimenti al CERN a Ginevra ed esplode il mondo. Bene. Quindi vediamo il finale di One Piece. Cinque anni anche meno. Basta che quando finisce One Piece non ci abbandonate, non vi preoccupate, non vi libererete mai di noi. Ma sapete perché? Perché tanto non vi libererete mai di One Piece, il punto diventa anche questo. Anche quando One Piece sarà finito, ma sapete quanti spin-off, quante puttanate faranno? Noi stiamo qua costretti a parlare. Io sono qua che aspetto con ansia che cominci con la serie Lerch su Netflix. Non vedo l'ora. Assolutamente. No, però Netflix! Aspetta, faccio una... Netflix! Please! Please. Netflix, facci Money Grab sulla serie The One Piece. Netflix, noi ti veniamo a fare i commenti alle puntate e poi se fa cagare capiamo, ma vedi, noi a differenza di quelli che fanno i finti trasparenti, noi lo diciamo, se non ci pagano siamo trasparenti, se ci pagano
bellissimo, è tutto meraviglioso, è la cosa più bella del mondo mai vista. E quindi ci vendiamo. E a differenza degli altri, lo diciamo. Ma portiamo gente. Cioè, noi non abbiamo paura. Vedete, la trasparenza è questa. Se dicono ci hanno pagato, sì, ci hanno pagato. E allora, sì, fai una chiavica, ne parliamo bene. Non facciamo i finti moralisti. Se ci vede, parliamo corrente, bene. No? Se ci avessero, pagano, ne parliamo. Se ci avessero invitato a vedere Red, ci avessero dato bene, era bellissimo. Mio. Un film mai visto sulla faccia della terra. Incredibile. E noi però ve lo diciamo, vedete, non ci nascondiamo dietro, no. E dietro e dopo di questo, secondo me, Netflix, quando ci invidi pure a noi, ti vediamo, infatti, veniamo a parlare di voi, ti risolleviamo tutto. Dove ero rimasto? Ringrazio Alex, Bozer19, Gatsu Indra, AJ Pellum, Xmark570, grazie al mitico Angelo Vincenzo. E a Luxiordo per l'abbonamento. Vediamo. Se la teoria di Vegapunk sui frutti fosse vera, spiegherebbe anche gli spiriti delle navi creati dal fortissimo legame che le varie ciurme creano con esse, e quindi tramite la loro immaginazione vengono create le coscienze e spiriti delle navi. La butto lì. No, la cosa del Cloud Butterman è una cosa comunque legata al folklore. Cioè, ragiona su un diverso piano. C'è una cosa comunque che nel nostro mondo se ne è già parlato nel folklore dei naviganti, non è una cosa legata all'immaginazione, è folklore. Mm. Sì. È un discorso diverso. Dice, dove sta? Aspetta. Dice Ginny, non bello fare la marchetta Netflix sulla piattaforma Amazon. Amazon! Perché non ci chiami pure a noi? Bezos! Noi ti veniamo, noi siamo disposti a tutto qua. Facciamo la nuova edizione di LOL. Chi ride? Io muoio subito, c'è 3 secondi, io finisco. Allora, Amazon. Quando ci sponsorizzi il grande fratello di One Piece, per il finale di One Piece, quello si deve fare. Sponsorizzaci, ti portiamo una marea di soldi, una marea di gente, pensaci. Così abbiamo fatto pure la marchetta da Amazon. E nel caso compratevi pure questo, cioè marchetta per marchetta, compratevi pure questo se siete contenti. Figurine. Apposta. Dice Ragotan, dato che vi trovate, punto esclamativo Telegram per entrare nel nostro gruppo, e se siete abbonati ad Amazon Prime, se avete Amazon Prime potete anche abbonare gratuitamente. Se siete contenti, e potete abbonarvi anche al canale del Re su YouTube, e vi potete abbonare anche al canale di Sumo Buta su YouTube, 99 centesimi. Quindi abbiamo fatto tutto. Direi di chiudere qui per stasera. Dai. Abbiamo toccato qualsiasi fondo. Leggi quello di pilotaggio e poi chiudiamo. Dai, così chiudiamo. Una merda per me. E sottolineo per me, è un problema tutto mio, nemmeno ci ho provato ad oggettivare il mio punto di vista. Questo capitolo, fanservice brutto da vedere, Lucci contro Rufy, e soprattutto aspetto di vedere come verrà approfondita la teoria di Vegapunk sui frutti del diavolo, perché rischia di appiattire un bel pezzo della storia raccontata fin qui. Però vorrei sapere perché, per te, cosa rischia di... cioè, non è un problema che non ti piaccia, però vorrei capire cosa più nello specifico. Sono d'accordo con lui sul fanservice Rufy contro Lucci, perché lo è. Ed è dimostrato che è fanservice, che Rufy non ha fatto nulla. E comunque ha fomentato, perché Lucci contro Rufy. Cioè, basta vedere come eri contento tu di aspettare questa cosa. Quindi ci sta. Su quello sono d'accordissimo. Sull'appiattimento, cioè, voglio capire anch'io il perché di questa tua esternazione. Perché per me non l'ha riappiattito. Anzi. Vado un attimo, approfondisco il pensiero del nostro amico. Vai. Ma io non credo che in realtà sia un problema il fanservice all'interno di un fumetto. Parliamoci chiaro. Mi dà fastidio se il fanservice è fatto in maniera del tutto gratuita, quando non c'è senso di farlo. Quando vedi scene di tette, culi, fregne messe così perché devi far spippettare i ragazzini,
quello mi dà fastidio, non ha senso. Il fanservice fatto così è interessante, perché alla fine è una tavola che richiama la tavola che hai visto 60 volumi fa, e quello ti fa infoiare, perché in realtà ti fa ritornare ragazzino, se One Piece l'hai letto quando eri ragazzino. In quello funziona, non ci vedo nulla di male, anzi è la prima cosa, cioè davvero ragazzi, ma quanto ne stiamo parlando di questa roba, da quando è uscito Rob Lucci che stava sulla nave e stava andando su Geth, oh, ma su Geth, certo, ma se si vedono si picchiano, wow, speriamo che si picchiano, un pugno se lo devono dare, e tu è quello che vuoi vedere, quindi quel tipo di fanservice funziona. E viceversa, a volte quando è veramente gratuito, no, assolutamente. Sul fatto dell'appiattimento vorrei saperne di più, cioè vorrei capire cosa intende lui per appiattimento. No, ma lei sta scrivendo, guarda, c'è intanto la domanda di Giacomo Mira che era... sì, allora dice di leggere l'ultimo abbonato, no, era sopra la sua domanda. Ok, leggo questo, poi leggo il buon Giacomo. Dice: ma secondo voi, ringrazio Bobby Ritta per il lavoramento, ora che Nika ha perso sull'isola, il robottone potrebbe risvegliarsi? Ah, questa è una cosa, secondo me sì, io aspetto quello a questo punto. Se è la risata, sì. Se è la risata, sì. E altrimenti, se è l'immaginazione, capiamo. Anche perché facciamo... questa è una bella domanda, grazie. Grazie per aver allungato questo One Piece tip di una mezz'ora adesso. E ringrazio anche Provo 25 SD Gengar. E poniamo il fatto che l'energia è l'immaginazione. Mm-hmm. Cioè la potenza creativa. Quello sta su Egghead, e Egghead credo che sia il centro mondiale di potenza creativa dell'universo, del mondo di One Piece, parliamoci chiaro. Allora, perché non si è mai attivato? Perché evidentemente la devi anche quella incanalare in qualche modo. Cioè, la devi estrapolare esattamente come è stata estrapolata per essere messa dentro i frutti del diavolo. Certo. E forse Vegapunk non sa ancora, prima di tutto, che è quella, e poi come si fa ad estrapolarla. Questa è la stessa cosa anche per la risata, cioè... a me piacerebbe se le risate, la gioiosità fosse quell'energia, però magari o va incanalata oppure deve essere davvero un'esplosione di gioia tale per cui si riattiva. Sì, sì, è la sintetizzazione che manca, cioè non è tanto il ridere, se fosse il ridere, ma è prendere quella cosa e renderla poi energia. Sì, o quello è il passaggio, renderlo immaginazione. Comunque ha risposto Gio, così vediamo. Allora, eccolo qua. Temo che finirà che tutti quelli che hanno mangiato i frutti del diavolo possano diventare divinità gratis. Il fanservice, anche secondo me, non è un problema a mio gusto. Questo è stato fatto male, innescato male, scontro brutto. Ti dico la mia di nuovo. A Oda non gli interessava far vedere Lucci contro Luffy, vediamoci chiaro, l'hai già visto Luffy contro Lucci, non aveva senso farti vedere un combattimento fatto bene tra Luffy e Lucci, prima di tutto perché Luffy, se fa sul serio, l'asfalta Lucci di nuovo, mi ho detto prima con Lucci sta giocando, in secondo luogo perché il focus del capitolo era Vegapunk che raccontava dei frutti del diavolo. Il fatto che lui abbia fatto il pippone proprio mentre c'è il fanservice è proprio per far leggere a quelli che leggono solo One Piece per i fanservice. Cioè, questo è chiarissimo, secondo me. E sul fatto che tutti quelli che mangiano i frutti del diavolo diventano divinità gratis, ma è già così. Sì, di fatto sì. È già così. È sempre stato così. Cioè, sei divinità perché sei un superhuman, a prescindere. Cioè, però quello che dice lui è quel concetto appunto del fumo intorno che divinizza, no? Sì. Sì. Vedremo. Vediamo. C'è anche il buon Natuzzo, l'ha scritto, leggiamo questa cosa, poi ci dileguiamo nella notte, anche perché mi sto cagando addosso, ragazzi, ve lo dico proprio spassionatamente, c'è proprio lo stronzo che sta uscendo fuori. La talpa che smarmotta. È la talpa, sì, c'è proprio questo talpino che si sta facendo spazio nel mio ano. Grazie a Natuzzo per l'abbonamento, Natuzzo lo dice, secondo voi a Luffy verrà detto del suo frutto essere il guerriero della liberazione, in controsenso con il suo essere libero e non voler essere un eroe. Spero che tu condivida tutti questi soldi degli abbonamenti monigrabbati con il re. Sempre.
Infatti io vedi c'ho la villa qui a, in Costa Smeralda. Certo. Ma questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso, in realtà. Il fatto che, secondo me, a Rufus gli dici che è il guerriero della liberazione non gliene frega niente. No, anzi, dai, si incazza pure. Sì, io ho questa sensazione. Ma ho questa sensazione perché, cioè, la risposta a questa domanda, tra le tante cose, te l'ha data quando c'è Vegapunk, dice: no, io voglio creare l'energia potente, totale, tombale, è intorno a noi. Rufy non gliene frega sotto testa. A me non me ne frega un cazzo. E poi cosa dice? Rufy ci dice una cosa: dice: ah, io sono contento che tu vuoi far del bene alla gente, a me non me ne frega un cazzo di fare l'eroe. Questo dice. Quindi se tu gli dici: te sei il guerriero del destino, sei il guerriero della liberazione, sei destinato a liberare i popoli, vabbè, che poi lui lo fa. E a me che cazzo me ne frega, a me, io voglio far re dei pirati perché poi c'ho il mio sogno da fa. Certo. E secondo me un'altra controprova ce l'ha proprio dal fatto che lui ormai fa direttamente in Gear 5, cioè non gli frega niente. Eh sì. Ah, attacco, cioè senza proprio... Non c'è neanche più bisogno di fare il test, vedere, fare. No, io vado in quinta, via. Uno sì, nevica. Sono due giorni che nevica. Neve, 0 gradi, meno 2. Che bello. È molto bello, molto bello. Bene, ragazzi, che dire. Noi vi ringraziamo. È stata, come sempre, una serata estremamente interessante e illuminante. L'hanno rubato la luce, vi diamo appuntamento io domani qui su Twitch alle 21 per una serata dedicata interamente alla chat, quindi se avete domande potete venire domani, altrimenti non cacate il cazzo, ma vi vogliamo bene lo stesso. Per quanto riguarda One Piece questa settimana è in pausa, io venerdì alle 21 faccio un Q&A solo su One Piece, magari ci scappa qualche video del cazzo, non so Gabriele che cosa fa. Io domani vedo qualche video brutto. Perfetto. E mercoledì facciamo la live con i sub per parlare un po' di questi capitoli e lunedì ci vediamo qui su Twitch per One Piece Tip, capiamo un attimo cosa fa, facciamo brainstorming e poi ve lo faremo sapere. Esatto. Vi mandiamo da Toschi. Bene. Toschi è con gli amici di Giundo, quindi quando arrivate da Toschi dite: giundiamo insieme. Così. Giundo Dumbo. Vi mandiamo un bacio, un abbraccio, tanto affetto, fate i bravi e divertitevi sempre. Ciao. Salutateci Toschi. Miracolosamente non sono usciti gli spoiler, grazie al cazzo c'è pausa. E noi dovremmo, ma avete capito che il prossimo capitolo esce tipo il 23 dicembre. Sì. Noi dobbiamo passare il 24 a far report. Io poi scompaio per 2 settimane, non vi voglio proprio vedere più. Vai tutti coglioni. No, si scherza. Un bacio. La vigilia a lavorare per voi, per farvi uscire il capito. Vabbè, vi vogliamo bene lo stesso. Il 26 il pippone. E il porca puttana. No, voglio morire. Va bene, si fa lo stesso per voi. Facciamo tutto per voi. No, lo facciamo tutto per noi. Per noi. Grazie Panini. Grazie Panini. Un bacio. Ciao.